a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona, mi trovo qui allo stand di Motorola a IFA 2017. Salutiamo Luca Viscardi che sta dietro alla camera. Saluta con la mano lui. Saluta Luca! Eccolo lì! Allora, volevo parlarvi innanzitutto del nuovo Moto Mods Moto 360 camera e anche del nuovo, come diavolo si chiama? Non me lo ricordo mai. Moto Z 2 Force Edition. In poche parole questo, parliamo prima di tutto dello smartphone. È la versione, diciamo, evoluta del Moto Z 2 Play. Innanzitutto avviciniamoci un pochino, sempre corpo in metallo, super resistente, colore fighissimo, questo dorato che fa molto princess, tra l'altro mi piace veramente tantissimo. Come potete vedere abbiamo sempre la compatibilità per i Moto Mods, quindi se avete comprato dei Moto Mods per il vecchissimo dell'antichità Moto Z, potete utilizzarli tranquillamente anche su questo nuovo smartphone. La particolarità più grande di questo Force 2 è la doppia fotocamera, quindi per la prima volta un doppio sensore anche su smartphone di casa Motorola. In questo caso abbiamo due sensori da 12 megapixel, uno RGB quindi a colori e uno in bianco e nero. Questo permetterà una profondità di campo maggiore, soprattutto si potrà fare uno sfocato molto bello attraverso la funzione all'interno della fotocamera. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere una fotocamera grandangolare su questo Moto Z 2 Force, ma non abbiate paura perché Moto X4, anche quello presentato in questi giorni, avrà invece la fotocamera grandangolare. Ah, ecco una cosa, non possiamo vederlo qui, ma manca il jack per le cuffie, ci sono rimasta malissimo, però è stato tolto. Altra cosa, lo spessore è praticamente identico a quello di Moto Z 2 Play, quindi diciamo che è veramente una versione upgradata del precedente modello. Ma vediamo subito il mod che mi incuriosisce tantissimo. È una camera 360, sopra alla cover abbiamo montato questo doppio sensore in grado di registrare video a 360 gradi e video in 4K con audio 3D, perché abbiamo un microfono da questa parte e addirittura le vedo bene? 3, 1, 2 e 3 di qua. Innanzitutto, per utilizzarlo semplicissimo, basterà unirli in questo modo. Ecco qui la schermata della fotocamera in 360. Possiamo scegliere la visuale in questo modo, vedete? Eccoci qui, c'è Luca in tutto il suo splendore, guardate che bello che è. Ci sono io in tutto il mio splendore, ovviamente. Possiamo registrare direttamente in questa maniera. Ovviamente avremo sempre la mano del gobbo di Notre Dame, perché qui è il punto dove si uniscono le due immagini, quindi dico sì, adesso dovevano fare la musica qua, non ho capito. Comunque, altra particolarità è che potete registrare video in 360 gradi anche facendo dei live streaming. Mi sono fatta spiegare perché non trovavo l'opzione. Non possiamo utilizzare il live streaming perché dobbiamo entrare direttamente all'interno dell'app, quindi non dalla fotocamera ma da ogni singola app. Quindi se volete streamare su YouTube dovete entrare su YouTube e su Facebook altrettanto. Vediamo ora il menu delle opzioni di questo Moto Mods. Prima vi ho detto che non aveva la fotocamera grandangolare, non sono impazzita, la fotocamera grandangolare viene simulata direttamente dal o perlomeno simulata, questa è una fotocamera grandangolare, anzi un fisheye, e di conseguenza adesso con il Moto Mod 360 camera attaccato abbiamo magicamente una fotocamera grandangolare. Vediamo? No, non si può, solo di qua. Perfetto, quindi abbiamo già trovato una cosa che non ci piace tantissimo. Ultima particolarità di questa camera 360 è che non ha necessità di ricarica, infatti come vedete non ha nessun ingresso vario ed eventuale. Sembra un po' un cerotto qua dietro. Che carino! Vabbè, basta. Detto questo, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 289 euro, se non erro, come prezzo di lancio. Sinceramente non vedo l'ora di provarla perché mi incuriosisce tantissimo, perché io amo i video in 360 gradi. Qualcuno sta cercando di rubare anche qualcosa qui all'interno dello stand di Motorola. Io vi saluto, tanti baci, tanti abbracci, ci vediamo al prossimo video. Ciao!